Bene, allora benvenuti a tutti. Cosa dire? Siamo arrivati al numero 40. Il 40esimo ce l'abbiamo fatto, nonostante l'anno scorso è successo quello che è successo. Questo 40esimo premio per noi è importantissimo, perché per 30 anni questa associazione ha lavorato per far sì che questo premio ogni anno avesse la sua grande, come dire, interesse pubblico nazionale e internazionale, ce l'ha fatta, e quindi io adesso vi do il benvenuto di nuovo a tutti. Ringrazio tutte le istituzioni presenti qui, particolarmente anche l'assessore Gibelli e il sindaco, che il sindaco poi, tra l'altro, per una novità che verrà detto dopo, ci ha concesso delle cose in più, diciamo. E quindi adesso passo subito la parola a Martina, che vi introduce a tutti. Grazie. Grazie direttore del premio Sergio Amidei Giuseppe Longo. Prima di passare la parola ai nostri ospiti, io ricordo solo due dettagli tecnici. Per la prima volta quest'anno la conferenza stampa del premio Amidei è in diretta Facebook e Zoom, quindi chiedo gentilmente a chi è collegato via Zoom, appunto, di tenere i microfoni spenti per evitare rumore di fondo. Eventuali domande su Zoom, basta cliccare sul pulsante con la manina che vi permetterà di alzare la mano, e su Facebook tramite i commenti. Io non mi dilungo e passo subito la parola a Tiziana Gibelli, assessore alla cultura e allo sport della regione Friuli Venezia Giulia. Prego. Dirvi che sono contenta di essere qui fisicamente è una banalità, però è vero. Io ho fatto dai primi di maggio a oggi, sono a, mi ricordo che sono 84-85, ah no, 84-85 erano a sabato scorso, nel frattempo altre due ieri e una oggi. Presentazioni, conferenze stampa, incontri pubblici, in parte in presenza, in parte in videoconferenza, perché materialmente poi non ci si riesce a spostare, ormai ci siamo abituati con la videoconferenza, che puoi farne anche 3-4 durante la mattinata, e infilarci la presenza talvolta diventa difficile per gli spostamenti. Il che vuol dire che il nostro sistema culturale, come pensavamo tutti, quando facciamo gli incontri via Zoom nel lungo inverno 2020 e con ripresa poi nel 2021, e ci dicevamo prima che bisognava avere pazienza e tenacia, poi che bisognava cominciare a dosare per quella finestra breve che abbiamo avuto nel 2020. E poi ci siamo detti che era il momento di usare programmando le cose come se, perché finalmente c'era l'arma, e cioè il vaccino. Però, ecco, devo dire che ritrovarsi fisicamente a presentare una delle nostre iniziative più importanti a livello regionale è una bella cosa, conforta per il proseguo, anche se io comincio ad essere allarmata per i renitenti alla leva che non si vaccinano, quindi diciamolo anche oggi. Però noi abbiamo l'arma della cultura, che è un'arma formidabile, sia in senso stretto, parlando di cultura, sia in senso lato, perché verrà il momento nel quale chi deve gestire un teatro, una sala cinematografica o comunque un evento particolarmente al chiuso, deve porsi il problema di tutelare le persone che ospita, ma di tutelare anche se stesso. E quindi in quel momento io credo che si arriverà al Green Pass. Sei vaccinato entri, non sei vaccinato mi dispiace, ma non me ne frega niente se fai il tampone o se l'hai fatto stamattina, non entri. Quello sarà uno strumento che secondo me fa parte della categoria moral suasion attiva, e sarà uno strumento che dovremo utilizzare, perché non possiamo permetterci di mettere a rischio tutto, la nostra vita, quella dei nostri figli e dei nostri nipoti, perché di questo si tratta. Se noi dovessimo andare ancora verso dei lockdown, lo sapete tutti cosa succede alle persone che lavorano in ambito culturale, ma a tutta l'economia in generale. 40 anni, 40 anni piacerebbe averli, però no, perché non potrei, non
non alzarmi, eccetera, eccetera. 40 anni sono la maturità perfetta, e quindi vuol dire che se si arriva a 40 anni, già se si arriva ai 10 anni, l'evento è radicato, ha dei presupposti e ha anche una qualche capacità di rinnovarsi, perché pure un arco temporale di 10 anni è lungo. 40 però vuol dire veramente avere la capacità di fare sempre delle proposte che tengono vivo il nome di uno dei più grandi personaggi di cinema della nostra regione. E dalle cronache di Poveri Amanti all'epitome della commedia all'italiana, e film con Alberto Sordi, e spaziando anche per momenti di presenza civica, il film di Nanni Loi, Detenuto in attesa di giudizio, sì. Ecco, ho beccato il titolo, era un momento che anticipava di molto quello che sarebbe successo, ma perché la nostra giustizia era già malata all'epoca. È un film che comunque è tuttora attualissimo. Lui è stato un grande, e ricordarlo con la passerella o la proiezione di due film non sarebbe stato abbastanza. Quello che voi avete fatto è stato di costruirgli un monumento che è dinamico e non statico, che da 40 anni sta andando avanti e andrà avanti ancora. Io colgo l'occasione anche per ringraziare Premio Amidei e Storia, Artisti Associati e tutte le altre realtà che producono cultura a Gorizia, perché il percorso che abbiamo cominciato già quest'anno, inconsapevolmente, ma l'abbiamo già cominciato, verso Gorizia 2025, è un percorso che dovremo costruire insieme. Qui sì, ritiriamo fuori ancora con pazienza e tenacia, e aperti alle collaborazioni. Io ho già chiesto, il sindaco e l'assessore alla cultura lo sanno, ho già chiesto ad alcuni dei principali eventi che abbiamo in regione di fare per quest'anno un'apparizione a Gorizia. Mi hanno detto di sì, già soggetti come Pordenone Legge, come Vicino Lontano, è già stata qui l'orchestra regionale e tornerà, Mittelfest. Cioè, cercheremo di comporre per il 2021-2022 uno scenario con i nostri soggetti di produzione culturale, e poi via via apriremo a delle ospitalità quando la città di Gorizia, insieme a Nova Gorizia, che cercheremo anche di fare delle cose ovviamente per loro e con loro, quando diventerà vetrina, avremo molte richieste e potremo scegliere. Quindi io di questo sono fiducioso, noi dobbiamo solo mettere le rotaie in questi primi due anni. E credo che sarà una bella opportunità, anche perché purtroppo non è 45 e 44, però 44esima edizione del Premio Amidei in uno scenario internazionale, la capitale europea della cultura, sarà una bella cornice, ma tutto sommato ve la meritate. Ultimissima cosa, un'informazione. Io non, siccome per abitudine scaramantica, anche se non sono superstiziosa, mi ricordo sempre Trapattoni, quando nel suo inglese maccheronico diceva una roba tipo "Never say cat if it not is in the sack". Pronuncia era più o meno questa. Allora, diciamo che abbiamo moltissime probabilità che la proposta che fa la Giunta su mia richiesta come assessore alla cultura sia votata dal Consiglio regionale, non ce ne frega niente se è maggioranza all'unanimità, basta che sia votata, sostenere il Comune di Gorizia per l'acquisizione del Palazzo del Cinema. Ecco, io ho fortissime probabilità di essere appunto votata, ma allo stato stiamo parlando di probabilità, perché è una proposta che la Giunta avanza al Consiglio regionale nell'ambito della legge regionale sull'assestamento di bilancio.
Bene, grazie. Bene, io passo la parola ora a Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, prego. Con 59 anni, posso lo stesso star seduto? No. Se gli altri stanno seduti, tu stai seduto in piedi. E io sono più seduto di te, cioè credo. Tu stai seduto in piedi? Più seduto di te. Tu stai seduta? Seduta. Perfetto, e cedo la violenza per evitare di far sfigurare i miei amici e le mie amiche, rimarrò seduto. Volevo perché alzarmi. C'è una ragione tecnica. Perché... Ah, ecco, perciò non devo neanche chiedere scusa. Esatto. Grandioso, no, di avere le battute. Posso, giusto così, perché altrimenti ho difficoltà nel parlare, almeno doppio vaccino, te lo giuro. Innanzitutto grazie a Tiziana per la sua presenza, perché appunto sappiamo che non è facile con il calendario di ciascuno di noi assicurare presenze che non siano in videoconferenza alle quali ormai ci siamo abituati, però la presenza fisica ha tutt'altro significato, tutt'altro valore. Però grazie, questo è il tuo new entry come fondazione? No? Come Camera di Commercio. Ah, sì, come Camera di Commercio. Di essere sostenuto, non per nulla. Nasce 40 anni fa, ma Beppe, come rammenti, con Capusotto ancora direttore del settore municipio, non so se figlio anche c'è oggi come professionista, era una mera occupazione del tempo libero, nel senso che noi, il comune faceva una rassegna cinematografica, cioè i migliori, o meglio, i film di cassetta dei mesi precedenti offerti perciò alla cittadinanza, una rassegna cinematografica che non aveva un filo conduttore, salvo qualche personaggio particolare, ed era dedicata però a Sergio Amidei, che può essere una delle icone del nostro territorio, una delle icone anche della capitale europea della cultura, perché ben rappresenta quello che fino a quando non c'era il confine era il nostro territorio, cioè non c'era un confine, c'era una gorizianità, una Gorizia estremamente ampia, davvero unita, ma nel senso che non pesava un confine che non c'era. Perché dico non pesava un confine che non c'era? Perché, lo volevo dire all'inizio, noi diamo per scontate, è ovvio, l'ho detto mi pare anche nella prima serata della stagione di prosa estiva, noi diamo per scontate tante cose. E quello di trovarci in presenza fisica, quello di avviare una stagione, erano cose scontatissime da sempre. E ci siamo accorti di quanto mancassero, della loro importanza, proprio da quando non siamo stati più in grado di farle. Vale per il teatro, vale per la concertistica, vale per Sergio Amidei, vale per storie sacrificate. Perciò il trovarci in queste occasioni, che sono per noi erano banali, in dialetto si dice noi le facciamo a nastro, conferenze stampa per presentare di tutto. Oggi invece ci rendiamo conto quanto sia importante avere la possibilità di condividere con voi queste iniziative, perché attraverso anche la presenza fisica nascono le battute, le proposte, no? E tante cose, anche perché il progetto del prossimo anno penso che l'avete già in cantiere prima ancora che si realizzi la 40ª edizione. Perciò da una mera rassegna cinematografica è diventato davvero un grande evento culturale. Non perciò occupazione del tempo libero, come in tantissime città in tutto il mondo, rassegna cinematografica, ma un grande appuntamento culturale, non so perché ce lo dirai tu, so per certo che ci racconterai come si articolerà quest'anno, pur ancora con le prescrizioni che naturalmente ci sono, però parliamo, paramento, 2 anni fa eravamo a 50 appuntamenti, vado grosso modo a memoria, perciò in pochi giorni davvero una potenza di fuoco in termini culturali eccezionali. E mi fa piacere poi che anche attraverso una chiacchierata tra il presidente, il direttore Adriano e l'assessore Gibelli sia data anche questa opportunità di realizzare un qualcosa, ma ne parlare dopo, non posso parlarne, non voglio anticipare. No, dimmi tu se vuoi presentarlo con... No, il cercare di unire due eccellenze, qual è Estoria e qual è Sergio Amidei, riuscire a trovare un collegamento e una correalizzazione perciò di un evento che ben ci sta assolutamente, no? tra i due eventi. Poi fa piacere quest'anno che il premio Amidei, certo, era stupendo, bellissimo, nel parco della fondazione era una cosa stupenda, questo prato verde, questo grandissimo schermo, questo... però il portare in centro, in Piazza della Vittoria, significa portare proprio nel cuore della città un evento che è nel cuore dei cittadini.
Perciò certamente comporterà tante difficoltà in più per l'organizzazione, per il comune, ma sono difficoltà di cui ce ne facciamo assolutamente ben carico, proprio perché significa davvero rendere più partecipi anche la città, non più chiuso in un angolo dove vanno soltanto quelli che vogliono andarci, ma un qualcosa che anche quello che non ci va sa che comunque c'è, si chiederà ma come mai c'è quello schermo, perché c'è. Perciò è un apprezzamento per questa ragione, per queste ragioni ovviamente non poteva essere diversamente, apprezzamento ovviamente che l'amministrazione è rappresentata oltre che da me anche da parte dell'assessore Fabrizio Oreti, è un apprezzamento perché è fuori di dubbio, come avevamo già annunciato lo scorso anno quando eravamo candidati, quest'anno già da designati, che il premio Sergio Amidei senza dubbio sarà, insieme ad altri grandi eventi di Gorizia, ma anche altri grandi eventi regionali, saranno colonne portanti nella platea di proposte, di progetti della Capitale Europea della Cultura, con una consapevolezza che, l'abbiamo ripetuto in tante circostanze, certamente Capitale Europea è Nova Gorizia e Gorizia, ma in realtà è tutto Friuli Venezia Giulia. Perciò ci saranno grandi eventi a Portovecchio, a Spilimbergo, a Gemona, ad Aquileia, a Cividale, a Palmanova. Dobbiamo fare in modo, questo sì, di attrarre più persone possibile, magari anche con produzioni non tipicamente regionali. Però se ci sarà il non regionale, dovrà avere una capacità attrattiva per consentirci di proporre, offrire a chi verrà, a chi vedrà, a chi toccherà con mano, a chi parteciperà, offrire quella grandissima ricchezza che in tutti i settori, grazie al cielo, in Friuli Venezia Giulia e anche la nostra città sono in grado di proporre. Perciò con questi sentimenti, naturalmente, buona 40ª edizione del premio Sergio Amidei. Non faccio più le battute a Marcord quando è nata, lo faccio sempre per non mettere in imbarazzo a Beppe, quando 40 anni fa ci siamo messi d'accordo nel dare nuova, non 40 anni fa, noi in realtà l'associazione è nata 10 anni dopo, quanti anni dopo? 30 anni dopo. No, 30 anni fa. Ah, ecco, perciò te la sei cavata sopra per uno scoccio di 10 anni, 30 ti rimango sul propone Beppe. L'assessore più giovane in Italia. Però, e tu eri il direttore del premio più giovane in Italia. Grazie ragazzi e ragazzi, grazie a voi per la vostra presenza, grazie a tutto lo staff ovviamente e agli sponsor. Grazie Rodolfo Ziberla, sindaco di Gorizia. Io prima di passare la parola al prossimo ospite vi chiedo gentilmente se potete disconnettervi dalla rete della mediateca con i vostri dispositivi personali, perché abbiamo bisogno di tutta la banda libera, se no non riusciamo a fare la diretta se non a scatti. Vi ringrazio. Bene, io adesso passo la parola alla dottoressa Rossella Di Giusto, che è direttore generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, per un saluto. Grazie mille, io ovviamente, visto che la telecamera mi chiede, rimango seduta, come hanno fatto gli altri ospiti. Porto i saluti della presidente della fondazione, che purtroppo per motivi di lavoro non ha potuto essere presente e quindi ha dato a me questo onore. La fondazione è a fianco della manifestazione dedicata a Sergio Amidei e lo è, e come hanno prima anticipato le parole del sindaco, perché è un evento di altissima qualità. Le risorse sono sempre più contenute, per cui abbiamo la necessità tutti quanti di fare selezione, però qui c'è veramente molto su cui investire, molta qualità, e la fondazione è sempre al fianco di tutti quei soggetti che portano avanti questi grandi progetti. Quindi congratulazioni, complimenti a tutti e saremo pronti per la visione. Grazie. Bene, grazie mille per il suo intervento. Passo ora la parola alla dottoressa Elisabetta Ferezin della Camera di Commercio Venezia Giulia, Gorizia e Trieste. Prego. Buongiorno a tutti, io vi porto il saluto a nome del Presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia, il Commendatore Antonio Paoletti. Ringrazio il Presidente dell'Associazione Amidei, carissimo amico, Avvocato Donolato, il Direttore, Dottor Longo, per il gradito invito
Ringrazio la Regione Friuli Venezia Giulia, nella persona della dottoressa Gibelli, sindaco Ziberna, la fondazione nella persona della dottoressa Di Giusto che sono qui con me. 40 anni sono tanti, sono 40 anni di lavoro, sono 40 anni di impegno, di dedizione, sono 40 anni in cui l'associazione ha lavorato un passo alla volta, sempre con, come si suol dire, il passo misurato alla gamba. E a piccoli passi è arrivata ad un risultato importante, a un risultato che testimonia che costanza, competenza, professionalità, ricerca del dettaglio e ricerca della qualità pagano. L'associazione Amidei ha saputo in questi anni intessere sul tessuto e nel tessuto e lavorare per il territorio e creare una rete con i soggetti del territorio, istituzionali da un lato e tecnici e culturali dall'altro, tale che adesso quando noi, tra virgolette, promuoviamo il premio Amidei, noi promuoviamo l'intero territorio. È un territorio di eccellenza, è un territorio che è bello non soltanto paesaggisticamente, non soltanto per la storia che talvolta molto tristemente l'ho caratterizzato, ma soprattutto per la capacità che ha di esprimere in termini di eccellenze enogastronomiche, in termini di eccellenze culturali. 40 anni non sono un punto di arrivo, 40 anni sono la partenza in un momento dove abbiamo necessità di ripartire, in un contesto provato che però guarda al futuro con un buon bagaglio di esperienza, con una buona conoscenza, con un'ottima competenza e guarda al 2025 che è un altro punto di partenza. Non è il 2025 l'arrivo e quindi lavoriamo per il 2025 e guardiamo già oltre. La grande capacità di guardare oltre, di avere una visione a medio-lungo periodo ha premiato il premio Amidei. La capacità di lavorare insieme, uniti, per un territorio che merita tutta questa attenzione e merita le eccellenze oggi rappresentate dall'associazione. La Camera di Commercio Venezia Giulia non può non essere vicina a questo tipo di iniziative, lo è stata nei confronti dell'associazione Amidei anche prima del quarantesimo, lo sarà anche in futuro, magari chissà, anche con ruoli diciamo diversi che la vedranno fianco a fianco dell'associazione, della regione, della comune e della fondazione, tutti uniti per il bene della nostra comunità. Ma ce l'abbiamo in collegamento Francesco Bruni, regista, sceneggiatore e giurato del premio Sergio Amidei. Ci colleghiamo. Sì. Ciao, ciao Giuseppe. Salve Francesco, a tutti. Approfitto per farti spero gli auguri per i Nastri d'Argento. Grazie. I complimenti. No, io visto che non posso più ricevere il premio Amidei, che mi sembra una cosa molto ingiusta, e mi devo rivolgere ad altri premi. Insomma, ecco. Mi sentite? Sì. Adesso benissimo. Vai. Ok. Ma niente, sono qua in rappresentanza della giuria, quindi di Marco Risi, di Silvia D'Amico, di Francesco Munzi, di chi c'è ancora adesso, non me li ricordo tutti, però insomma, di Doriana Leondef, di Massimo Gaudioso. È stata come ogni anno una discussione interessante, di cui ovviamente non posso dare l'esito. Ma è stata interessante perché i film, diciamo, che ci sono stati proposti erano piaciuti, diciamo, in gran numero a noi giurati, quindi non è stato poi facile arrivare a una decisione condivisa. In questo senso, fra l'altro, devo ringraziare chi fra i giurati in questo anno difficile è andato a recuperarsi anche film che non erano riusciti a uscire in sala.
che è un destino che è toccato in parte anche a me, e quindi ci ha segnalato e permesso di recuperare dei film molto belli, insomma. E di più mi sembra che non posso dire, giusto Giuseppe? No, ti tagliamo il collegamento, Francesco. Se non posso solo dire che mi dispiace tantissimo non poter venire quest'anno, perché quel luogo lì è un po' una mia seconda patria, insomma, non solo per il fatto che è il festival più importante dedicato a noi sceneggiatori, ma anche per il fatto che ormai negli anni ho costruito lì dei rapporti di amicizia molto importanti, insomma, con Giuseppe, con Donolato, con Treu, con tutte le persone che lavorano a quel premio, e quindi mi dispiace, insomma, non esserci, ecco. Grazie. Bene. Grazie. Grazie a Francesco Bruni, giurato del premio Sergio Amidei. Noi torniamo con gli ospiti in presenza e passo la parola a Alberto Bevilacqua, vicepresidente dell'AGIS Triveneto. Prego. Adesso io sono un caso ibrido, cosa faccio? Prendo la sedia? No. E lasciamo il posto. No. Grazie, sarò... Perché ho perso due donne per nuovo. Ciao. Beh, allora io sono qui in rappresentanza dell'AGIS e Franco Snoser, che è il presidente, mi ha chiesto di presenziare proprio per segnalare quanto Gorizia, in particolare Premio Amidei, e tutte quelle straordinarie associazioni e teatri e istituzioni culturali che sono qui a Gorizia sono vicine, cioè siamo vicini e seguiamo questo, lo sviluppo di queste imprese. Una riflessione, un attimo, uno sguardo al passato e uno al futuro. 40 anni, beh, 81, guardo Beppe, non è un caso 81. 81, per dire, è un figlio della 68-81, la legge del 1981, la legge regionale 1981, che fu tra le prime leggi della cultura istituite da una regione. Quella segnò una svolta decisiva nel modo con cui gestire i fondi pubblici per lo sviluppo del territorio. E se fate bene attenzione, dal 1981 in poi nascono come i fiori, mi viene da dire, tante imprese, tante associazioni. Prima. Beccato. Che poi si sviluppano e diventano occasioni reali anche di lavoro e di quello di ciò che di straordinario stiamo vedendo qui. E adesso uno sguardo al futuro. Buone politiche, il seme della 68-81 lo vediamo qui radicato e che guarda verso il futuro. Buone politiche, i semi li stiamo vedendo adesso di nuovo piantati dopo 40 anni, dopo che ovviamente c'è stato un accompagnamento nello sviluppo di tutto questo. E vabbè, è un ringraziamento sicuramente alla regione che ha saputo in questa onda di crisi, alle amministrazioni locali che hanno saputo accompagnare le strutture come il Premio Amidei, ma poi hanno anche messo e stanno mettendo dei semi importantissimi. Uno, lo dico come associazione di categoria, è che dovremo, e di cui non ci stiamo rendendo ancora conto, ma vedremo i risultati nella prospettiva, è l'Art Bonus. La regione, la nostra regione, è tra le prime, forse è stata la prima, a sostenere questa iniziativa, che è un'iniziativa di politica culturale di importanza straordinaria, e i frutti di questo seme sono sicuro, siamo sicuri, li vedremo sicuramente tra poco.
in prospettiva. E poi naturalmente l'auspicio, non lo diciamo per scaramanzia, però il sostegno a una impresa, a una struttura, viene anche attraverso le strutture, le infrastrutture che si mettono a disposizione. E pensare che dopo 40 anni siamo qui a pensare che questo sia possibile, beh, questa è una cosa straordinaria, e sicuramente se si riuscirà a mandare in porto questo importante progetto, ancora una volta, tutto ciò che abbiamo detto oggi, che importanza ha la cultura per l'emancipazione economica, sociale, culturale di un territorio? È un prezzo e un valore davvero difficilmente commensurabile. E quindi io non posso che ringraziare, come associazione di categoria, la politica per come ha saputo accompagnare e soprattutto per i semi nuovi che sta mettendo. Questo dobbiamo guardare tra altri 40 anni e avanti. Ma saremo tutti noi per stare. Certo. In buon ordine. Bene, grazie Alberto Bevilacqua. Io ora passo la parola a Francesco Donolato, presidente dell'Associazione Culturale Sergio Amidei. Prego Francesco. Cercherò di essere breve. E vedi, è la 40ª edizione. E questo, come dire, porta a una riflessione, il fatto che siamo a distanza di tanti anni ancora qui a rinnovare i nostri sforzi e a rinnovare la nostra attività e quindi a riproporre questa nostra manifestazione. Ma io volevo, in questo contesto, proprio a partire dalle parole di chi mi ha preceduto, che ha fatto riferimento alla legge dell'81, mi serve per ricordare una cosa che io volevo fare, che mi era portato di fare, ricordare chi mi ha preceduto, perché 40 anni nella vita di un uomo non sono pochi, ma nella vita di una situazione sono tantissimi. E chi mi ha preceduto, Darko Bratina e Nereo Battello, sono stati importantissime persone che hanno saputo dare tantissimo al mondo culturale, e non solo, al mondo culturale e politico, e quindi vanno ricordati. Se oggi siamo qua a fare questo, lo dobbiamo anche a loro, e soprattutto a loro, e quindi per questo vanno ricordati. Volevo ricordare, mi è data l'occasione di ricordare l'avvocato Battello, il senatore Battello, che all'epoca nell'ottantuno era membro del Consiglio regionale, è stato parte importante dei lavori che poi hanno condotto poi a pervenire alla legge 68 81, che ha dato poi stura poi a tutta una serie di interventi successivi, che sono particolarmente importanti. Io credo, mi rivolgo all'assessore, perché l'assessore, venendo qua, io spero che riesca a vedere concretizzato il suo lavoro in assessorato. Noi siamo qua, c'è in questa bellissima sede, io sono di parte, quindi vuol dire fatemi venia e fatemi la parola di quello che dico. Però tutto questo lo dobbiamo ad una serie di interventi regionali. Ma anche la tecnologia che oggi siamo in grado di far vedere, di utilizzare ai fini di questa conferenza stampa, di questa presentazione, lo dobbiamo anche ad una serie di interventi, anche più minuti, di ordine legislativo e amministrativo, che ci hanno consentito di utilizzare in modo, come dire, più adatto, più consono alla situazione che si è andata creando, e a causa anche delle note questioni sulle quali io non mi soffermo, e quindi ci consentono oggi di proporci anche in questa vente anche più tecnologica. E ancora una cosa voglio dire, riferendomi all'intervento precedente, anticipando un argomento che volevo svolgere, ma in modo estremamente sintetico. L'Arbonus. L'assessore Arbonus, io a mio modo di vedere, è una splendida iniziativa, ci consente oggi di ampliare la sfera dei soggetti che possono in qualche modo aiutare e concorrere un'associazione come la nostra, io penso ovviamente all'associazione Amidei, a costruire e realizzare manifestazioni sempre migliori, sia sul piano spettacolare, vuol dire, ma anche sul piano dei contenuti. E proprio ieri, siamo nel campo delle probabilità e non delle certezze, però abbiamo avuto contatti con la banca, me la sono notata perché adesso Banca Ter Credito Cooperativo Friuli Venezia Giulia, con la quale abbiamo avviato non solo un discorso che vada a
che ci consente un intervento a partire da quest'anno, proprio a partire dalla bonus, cioè vuol dire dicendo guardate che c'è questa possibilità e poi a partire dai prossimi anni un intervento magari anche più strutturato, perché noi abbiamo di fronte, abbiamo ben chiaro che ci attendono anni importanti, perché abbiamo davanti questo 2025, speriamo anche gli anni successivi, ma siamo, oggi ci diamo questo obiettivo, questo progetto a medio termine, per arrivare ad arrivare ad una manifestazione che non avrà un numero tondo, però sarà sicuramente una manifestazione importante, perché dovrà dare nuova luce, una luce importante a questo territorio. Quindi ringrazio, questo è un modo per ringraziare la regione, senza la quale, senza l'intervento della quale anno dopo anno non potremmo essere qua a parlare di questo. Questo va dato atto senza se e senza ma. Aggiungo però che non c'è solo la regione, c'è il comune che anche quest'anno, no, ma lo voglio dire perché è giusto, perché al di là delle, come dire, del fatto che c'è un contributo o non c'è un contributo, io dico c'è partecipazione rispetto a quello che noi facciamo ed è una cosa che si aggiunge e che non è scontata, consentitemi di dirlo. E quindi il Comune ci ha aiutato come tutti gli anni e ha voluto fare uno sforzo ulteriore in quest'anno così difficile. Difficile perché per tante questioni, e ci ha aiutato a realizzare un vecchio sogno, che è quello di andare nel cuore della città. Ha già detto benissimo il sindaco e quindi non ripeto ciò che è già stato detto, però per noi era un vecchio pensiero, un vecchio sogno, siamo riusciti a realizzarlo. Speriamo che di riuscire poi anche negli anni, nei prossimi anni, di riuscire a rimanere in questa sede e quest'anno ci sarà anche, sarà un anno di prova, citando un libro di Jemolo, Arturo Carlo Jemolo, un anno di, quindi sono anni di prova, per noi sarà un anno di prova, però voglio dire, io spero che la prova sarà positiva e che a partire dai prossimi anni potremo fare in Piazza Vittoria il cuore pulsante del Premio Amidei. Insieme alla la fondazione, e io voglio dire che ringrazio sempre, voglio dire, e anche qui non solo per il contributo economico, ma anche per la partecipazione, ho lasciato per ultima la Camera di Commercio, non perché me ne stessi dimenticando, ma perché volevo dire una cosa. Con la Camera di Commercio i rapporti sono stati sempre strettissimi. E ci siamo sempre confrontati nel corso dell'anno. Non è un lavoro che si fa una settimana prima della conferenza stampa. E quest'anno io non voglio anticipare nulla, però io spero ancora in una maggiore collaborazione, che si traduca proprio in un intervento quasi diretto, diciamo, della Camera di Commercio. Però non posso dire di più perché sono, come dire, un work in progress, come si dice, stiamo lavorando. Le forniremo il software che ha realizzato il professor Guerzoni, che abbiamo presentato 10 giorni fa, che dà la misura di quanto rende un euro investito sul territorio. Soprattutto rispetto alla ristorazione e all'ospitalità. E quindi la Camera di Commercio sarà interessatissima. Io lo utilizzerò perché la dottoressa Presin, che è qui con noi, sa quante volte vado io, mi presento da lei in veste di quest'ante, rappresentandole, come dire, le ricadute del... Questa volta va in veste di consulente per dimostrare, esatto, che è un investimento che rende, che va fatto. Vi porterò il software e quindi sarò ancora più insistente e noioso. Io non voglio entrare poi nel dettaglio del premio, ci saranno altri che entreranno più nel dettaglio, io voglio solo di questo. Parliamo di memorandum e volevo spendere una parola su questo. Perché memorandum? Perché memorandum? Perché ci è parso, quando discutevamo sul premio, sulle finalità del premio, abbiamo pensato, abbiamo riflettuto, ed è uscita questa parola. Questa parola ha un duplice significato, perché la radice di memorandum è nel latino memorare, quindi ricordare. E noi a 40 anni abbiamo è importante per noi ricordare ciò che è stato fatto. Ho citato i presidenti che mi hanno preceduto, in generale il lavoro che è stato fatto, e va ricordato, e lo sarà, e vi diranno Martina e Steven con una sezione, eccetera, di cui parleranno. Ma è anche il memorandum assunto nel tempo un significato diverso, non semplicemente ricordare qualcosa che è stato fatto, ma la puntualizzazione di propositi, elementi che poi saranno oggetto di una realizzazione successiva. E quindi memorandum anche sotto questo profilo. Di tutto ciò abbiamo trasfuso sia quindi nell'attività del premio, ma anche nella grafica. La grafica riflette un po' questo pensiero che abbiamo avuto. Due battute solo, rinviando al prosieguo, ma volevo solo dire che quest'anno l'associazione, come sempre, oltre al premio all'opera che è stata scelta dalla giuria, sulla quale Francesco Bruni è riuscito a mantenere il riservo, anche se avrebbe voluto far partecipi tutti del risultato dei lavori della giuria, ma siamo riusciti a stopparlo,
conferisce due premi. Il premio all'opera di autore e un premio alla cultura cinematografica. Quest'anno il primo è stato conferito a Pupi Avati, che sarà presente in un giorno che in questo momento non ricordo, per ritirare il premio. Pupi Avati non ha bisogno di presentazioni, non lo dico per... è un autore cinematografico a tutto tondo, nel senso che è stato regista, regista non solo di opere cinematografiche, ma di fiction televisive, serie televisive, fiction. E ha scritto molto e ha tradotto molti suoi libri nei film che poi, alcuni suoi libri nei film che poi ha realizzato. Ed è stato, io me lo infatti, sono andato a cercare perché me lo ricordavo, sto anche attore, con, come dire, un'amichevole partecipazione che ricordavo e sono andato a cercare in Benvenuto Presidente, dove fa una... E quindi diciamo veramente un autore cinematografico che ha 360 gradi. E quindi, come dire, sono veramente contento che l'associazione abbia deciso di conferire a lui questo premio e anche che lui abbia accettato di riceverlo. E poi il premio alla promozione della cultura cinematografica, che è stato conferito a Piero De Tassis. È un nome nel mondo del cinema italiano, come dire, un macigno, si può usare questa espressione? Mi rivolgo ai tecnici del settore, io credo di sì, nel senso che stiamo parlando... Potrebbe essere body shaming, se aumenta di peso negli ultimi anni. Non l'ho visto recentemente. Non la vedo, ma occhio... D'accordo. Che non si può mai sapere. Non si può mai sapere. Allora, sperando che abbia mantenuto, come dire, una rappresentazione corporea inalterata, diciamo che è una presenza importantissima, indefettibile del panorama cinematografico italiano, è il direttore artistico dell'Accademia Italiana di Cinema e del Davide Donatello, quindi voglio dire, stiamo parlando dell'eccellenza assoluta del cinema italiano, oltre che direttrice di CIAC, quindi voglio dire anche sul piano della scrittura. Il premio si articolerà, e vado a chiudere molto rapidamente rinviando a chi mi seguirà i dettagli, solo una cosa sola volevo dire. Noi abbiamo quest'anno, noi ci siamo occupati di tante cose, ci occupiamo di scrittura seriale. E quindi la scrittura seriale nel corso degli anni è diventata è sempre riesistita nel cinema, però diciamo è enormemente aumentata nel corso degli anni, non solo perché... E lo ritroviamo nelle fiction televisive che hanno assunto ormai una qualità assoluta, ma anche vuol dire perché abbiamo tutta una serie di opere individuali, film che poi si susseguono nel tempo e hanno una sorta di filo conduttore da un'opera all'altra, senza scomodare il padrino che è l'eccellenza assoluta, voglio dire, nelle sue varie parti, però ci sono tutta una serie di altri film belli o meno belli, più belli, eccetera, che comunque seguono questo film. Però noi serve tutto questo per ricordare la figura di uno sceneggiatore italiano che è Mattia Torre. Mattia Torre è morto giovane, ai miei occhi assai giovane, lasciando figli giovani, figli piccoli, e ha scritto tante opere. Io voglio ricordare quella che non sia l'ultima e che mi ha veramente colpito il cuore, che è La linea verticale, che rappresenteremo, credo, vi rubo un pezzo, ma ci tenevo a dirlo. La linea verticale, se non l'avete visto, guardatelo, perché veramente lo trovate su Rayplay, credo, ed è splendido da vedere, tocca il cuore, ma tocca il cuore con quella leggerezza che Mattia Torre sapeva dare alle sue opere. Una leggerezza che mette assieme, come dire, l'ironia, l'autoironia e il dolore connessa a una situazione. Non voglio... Guardatelo e credetemi, non riuscite a staccarlo fino alla vista. Per essere più leggeri, Mattia Torre è quello che a me... Io l'ho conosciuto guardando Boris. Non so se qualcuno di voi l'ha visto, penso di sì. Ecco, voglio dire, Boris è, come dire, una fiction, come dire, che a me ha fatto ridere da solo. E quindi bellissima nell'idea, è bellissima. A me mi è piaciuta tantissimo. E quindi ci tenevo a dire questo. Vi ringrazio e concludo dicendo vi ringrazio di essere qua con noi, ringrazio tutti quelli che ci aiutano a fare quello che facciamo nel corso dell'anno e io spero che, come dire, nei prossimi anni, confido con ragionevole probabilità e verificherò sul programma che la questa di belli mi farà avere, come dire, le probabilità e quindi di poter continueremo anche nei prossimi anni e quindi vi ringrazio.
Grazie al nostro presidente Francesco Donolato, Steven Vieni, che noi ci riaccomodiamo accanto ai nostri ospiti. E io appunto ti passo subito la parola. Francesco Donolato ha già anticipato qualcosa sul ricco programma. Lascio a te il compito di entrare nel dettaglio del programma del 40° premio Sergio Amidei. Prego. Benissimo, grazie Martina. Si sente bene? Scusate il check con la regia. Perfetto. Allora sì, possiamo fare appunto, grazie Martina, facciamo un po' eco a quanto è stato anticipato e detto, giustamente, insomma andiamo nel dettaglio. Inizieremo appunto con l'elencare la rosa delle sceneggiature in concorso che sono state quest'anno scelte dalla giuria del premio. Elenco quindi a seguire i titoli. Abbiamo Miss Marx, sceneggiatura di Susanna Nicchiarelli, Est, dittatura Last Minute, sceneggiatura di Antonio Pisu, Il cattivo poeta, sceneggiatura di Gianluca Iodice, Un altro giro, sceneggiatura di Thomas Vinterberg e Tobias Lindholm, Volevo nascondermi, sceneggiatura di Giorgio Diritti e Tania Pedroni, Non odiare, sceneggiatura di Davide Disino e Mauro Mancini, e The Father, sceneggiatura di Christopher Hampton e Florian Zeller. Questa la rosa delle sceneggiature in concorso quest'anno. Proseguiamo invece con appunto il premio all'opera d'autore di questa edizione del 2021, che quest'anno appunto, come è stato anticipato, viene assegnato al regista e sceneggiatore Pupi Avati. La sua presenza a Gorizia sarà infatti accompagnata da una selezione, come il consueto accade, delle opere, appunto, tra cui La casa delle finestre che ridono, Regalo di Natale, Festa di Laura e l'ultimo suo film, uscito anche di recente, Lei mi parla ancora. Il regista sarà inoltre protagonista di una tavola rotonda coordinata da Enrico Magrelli, critico cinematografico e conduttore della nota trasmissione Hollywood Party. Proseguirei poi con due parole sul premio alla cultura cinematografica, appunto assegnato quest'anno a Piera De Tassis, giornalista, autrice di numerosi saggi e volumi appunto dedicati al cinema, nonché appunto presidente e direttore artistico dell'Accademia del Cinema Italiano, grazie Sindaco, l'Accademia del Cinema Italiano che assegna appunto i prestigiosi premi David di Donatello. Anche per Piera De Tassis sarà appunto dedicata una tavola rotonda, questa volta coordinata dal professor Roy Menarini e dal professor Leonardo Quaresima. Per celebrare inoltre questo traguardo quarantennale, la retrospettiva portante di questa edizione del 2021 è stata intitolata Avere 40 anni, scritture italiane 1981. Il curatore, appunto il professor Roy Menarini dell'Università degli Studi di Bologna, ha selezionato per questa retrospettiva 7 film distribuiti in Italia proprio nel 1981, anno appunto, come abbiamo più volte ricordato, anche della prima edizione del premio. Questi titoli sono stati appunto scelti per un'importanza storica e artistica. Tutti i titoli provengono inoltre dalla Cineteca Nazionale, del Centro Sperimentale di Cinematografia, e vogliamo sempre ricordare quest'ultimo dettaglio tecnico proprio per ricordare che molti altri titoli che vedremo in questa edizione 2021 sono appunto in pellicola. Quindi un dato tecnico che ci teniamo sempre a ricordare parlando appunto di cinema. Bene, grazie Steven. Allora continuiamo l'approfondimento sul programma del 40° premio Amidei con la sezione dal titolo Il primo Dio dello schermo, il cinema di Ugo Casiraghi e Glauco Viazzi, a cura di Simone Dotto e Andrea Mariani. Tutto due righe su cosa il professor Andrea Mariani andrà a parlarci tra poco. Nel centenario della nascita di Ugo Casiraghi, a cui è intitolata la mediateca in cui siamo ora, il premio Sergio Amidei vuole celebrare questi due grandi critici cinematografici con la pubblicazione del volume letterario 1939-1943, la critica cinematografica per corrispondenza Ugo Casiraghi e Glauco Viazzi. E appunto abbinato a una retrospettiva di 4 film francesi distribuiti in Italia tra il 39 e il 43, che vengono citati da Casiraghi e Viazzi nella loro corrispondenza. La rassegna è realizzata in collaborazione con France Odeon di Firenze, il Festival di Cinema Francese. Bene, passo la parola al curatore, il professor Andrea Mariani. Prego, avvicinati. Grazie Martina, buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità. Sono Andrea Mariani, sono appunto un docente del DAMS dell'Università di Udine, che qui quindi rappresento anche come partner del
del premio Sergio Amidei e sono qui anche per raccontarvi non soltanto questa piccola rassegna che trova ospitalità all'interno del premio, ma anche della pubblicazione che quest'anno il premio sostiene, che è una pubblicazione importante che nasce da una serie di sinergie, non soltanto il premio Amidei, non soltanto l'Università di Udine, ma anche l'Università di Parma e la regione ovviamente Friuli Venezia Giulia, perché è una pubblicazione che nasce da un progetto di ricerca che ci ha permesso di approfondire e ricercare le lettere che questi due grandi personaggi, uno appunto è un goriziano d'adozione come Ugo Casiraghi, voi siete letteralmente circondati dai libri che hanno costruito e fondato la sua cultura, e Glauco Viazzi che è in realtà un intellettuale importantissimo per la cultura italiana almeno della prima metà del Novecento, ma misteriosissimo, perché in realtà Glauco Viazzi è un armeno che arriva in Italia da bambino, e lui si chiama in realtà Yusi Kakrafian, e cresce però a Milano negli anni della guerra, dove si laurea in chimica al Politecnico di Milano, e stringe un'amicizia fraterna con Ugo Casiraghi, proprio negli anni in cui Casiraghi si trova a perseguire comunque l'esercito in Albania. Viazzi ovviamente non è italiano, quindi non partecipa attivamente alla guerra, resta a Milano, e i due alimentano una cultura cinematografica, sconfinata, che letteralmente sembra anche tenerli in vita, per cui queste lettere che coprono pochi anni, insomma tra il 41 e il 43, ma sono voluminosissime, infatti il libro poi è un libro davvero monumentale, è stata davvero un'immersione nella nascita di una cultura cinematografica, nella nascita di una professione, perché i due diventano critici proprio in quegli anni e scoprire anche un modo per scoprire la cultura cinematografica in un periodo così particolare come quello della guerra, dove alcuni film non pensavamo neanche riuscissero a circolare, come gran parte del cinema francese. La Francia in quel momento era il nostro nemico, e vedere come invece questi ragazzi si appassionassero al cinema del fronte popolare in anni sospettabili, in sostanza, è stata veramente una scoperta. Questo lavoro poi ha trovato una collaborazione fondamentale anche nella nave di Teseo, che è diventata un partner attivo di questo progetto, che ci ha aiutato a dar forma a questo volume e ha ispirato evidentemente anche questa piccola rassegna che ci ha permesso di recuperare titoli ormai alcuni addirittura usciti dai radar anche dagli appassionati di cinema francese, perché finché parliamo di La Grande Illusione o Il Porto delle Nebbie siamo tutti d'accordo, ma ci sono, insomma, Viazzi e Casiraghi citavano spesso anche film che sono scarsamente distribuiti o rintracciabili persino negli archivi. Io mi fermerei qui a questo punto, vi ringrazio ancora davvero tantissimo il premio Sergio Amidei per questa occasione d'oro di celebrare non solo Casiraghi, ma anche di riscoprire un personaggio misterioso come Glauco Viazzi e di restituire alla luce, insomma, queste lettere davvero appassionanti che i due giovani critici in erba si sono scambiati in un periodo così complesso come quello degli anni più duri della guerra. Grazie a tutti. Mi allaccio a quello che ha detto lui adesso. Questa pubblicazione, che come ha annunciato il professor Mariani, è accompagnato da questa piccola retrospettiva di quattro pellicole. Questo, che è una produzione, come ha detto prima il professore, dell'Associazione Palazzo del Cinema e dell'Università di Parma, con la collaborazione del Premio Amidei dell'Università di Studi di Udine, sarà esportata in giro per l'Italia. Questa piccola pacchetto, chiamiamolo così, sarà presentato al Farnese a Roma, a Firenze al France Odeon, all'Università a Parma, a Milano stiamo trattando per il Corriere in sede, il Corriere della Sera, perché l'introduzione è di Merghetti, e in questi giorni qui stiamo aspettando la risposta al Bifest di Bari. Vuol dire che adesso finalmente iniziamo anche come Palazzo del Cinema, quando dico Palazzo del Cinema ovviamente dico tutti noi, a esportare le nostre, chiamiamole, produzioni letterarie, ecco. Volevo precisare e raccontare questo. Bene, grazie professore.
professor Andrea Mariani, grazie Giuseppe Longo. Prima abbiamo citato appunto la nave di Teseo e noi abbiamo il piacere di farvi vedere un contributo video, un saluto di Elisabetta Sgarbi, che è ideatrice e direttrice della Milanesiana. Prego regia, possiamo... Buongiorno, sono particolarmente onorata e lieta di questa collaborazione tra la nave di Teseo, il premio Amidei e il Palazzo del Cinema di Gorizia, che rafforza quello che Enrico Ghezzi chiama il vento del cinema, un vento che soffia dentro la nave di Teseo. Io da tempo sono stata attenta al cinema anche nella forma editoriale e ho rinnovato questa mia passione in una nuova casa editrice pubblicando tra gli altri i racconti di Kieslowski, pubblicando l'autobiografia di Oliver Stone, l'autobiografia di Woody Allen, l'autobiografia di Giuliano Montaldo, il romanzo di Quentin Tarantino, il primo romanzo di Quentin Tarantino che uscirà il prossimo 1° luglio. E lo scorso anno, nell'ambito di questa collaborazione e per iniziativa di un amico tenace che è Giuseppe Longo, abbiamo pubblicato Il realismo nell'arte cinematografica di Ugo Casiraghi. Ma quest'anno abbiamo voluto alzare l'asticella e abbiamo pubblicato un libro ancora più ambizioso, cioè la corrispondenza tra Ugo Casiraghi e Glauco Viazzi. Lo vedete con questa bella copertina, Il cervello di Carnet, letterario 1941-1943, a cura di Simone Dotto e Andrea Mariani, con la prefazione di Paolo Mereghetti e con la postfazione di Cristina Bragaglia. Ma c'è un ulteriore motivo di soddisfazione, che è il premio Sergio Amidei all'opera d'autore, che va a un grande regista che è Pupi Avati, in occasione del quarantennale di questo premio, e so che verrà proiettato, sono stata invitata ma non posso esserci per gli impegni legati al festival, alla Milanesiana, e verrà proiettato Lei mi parla ancora, che è il suo film più recente ed è ispirato ai libri di mio padre Giuseppe Sgarbi. Questo è il libro che ha pubblicato la nave di Teseo e qui c'è la storia della mia famiglia. Questi sono mio padre e mia madre nel giorno del loro matrimonio in vicolo del Granchio, dove poi è girata la scena nel film di Pupi Avati. E questo film e anche i libri di mio padre sono per me motivo di grande orgoglio, orgoglio naturalmente come editore e come figlia. E credo che Pupi meriti fortemente questo premio per tutto il lavoro che da anni svolge e che sta facendo nel cinema, raccontando poi i segreti dell'animo umano e anche la storia del nostro paese, e lo fa sempre con precisione, mi viene da dire, non so se gli piaccia la parola rigore, ma anche con molta poesia. E poi c'è un altro fatto che vorrei dirvi, che proprio a Gorizia è nata l'idea di sostenere la candidatura transfrontaliera di Nova Gorica, Gorizia, capitale della cultura europea, di sostenerla alla Milanesiana, questo festival di cui vi parlavo e che ho ideato e che dirigo da 22 anni e che si sta svolgendo proprio in questi giorni, in un lungo viaggio che attraversa 25 città. È un festival ormai nazionale che viaggia in Italia e arriverà a Parigi. E per 2 anni abbiamo portato la cultura slovena, cui peraltro io ho dedicato diversi miei lavori cinematografici e anche una costante attenzione editoriale, proprio al festival. E peccato che quando si potevano raccogliere, credo, i frutti di questo bel lavoro e si poteva proiettarsi verso il 2025, questa collaborazione per varie ragioni si sia interrotta. Io spero che dal prossimo anno possa ripartire e voglio augurare a tutti un ottimo lavoro, belle giornate, e ringrazio in particolare
l'amico Giuseppe Longo, che davvero è un motore inesauribile di idee. Grazie e buona visione. Piacere. Dunque, Steven, di nuovo a te la parola per presentare la sezione di cui sei il curatore, Sguardi Indipendenti. Esatto, grazie Martina. Allora, Sguardi Indipendenti, la seconda edizione, possiamo così chiamarla, di questa sezione, inaugurata ormai due anni fa, nel 2019, con il regista Giovanni Cioni, una sezione dedicata appunto, come un po' il titolo può suggerire, al cinema cosiddetto indipendente, ma non indipendente per forza di cose solo nei mezzi e nel sostentamento anche di natura economica, quanto più proprio nell'animo degli autori e delle autrici, che cercheremo insomma, anche si spera negli anni, di coinvolgere. Quest'anno dedicato appunto a un giovane regista sardo, Bonifacio Angius, e per l'occasione appunto presenteremo due suoi cortometraggi e due lungometraggi. Sarà inoltre anche nostro ospite per un'ennesima tavola rotonda da me coordinata, e quindi mi auguro di vedervi appunto numerosi per conoscere questo regista poco conosciuto, indipendente nell'animo, molto vitale, per così dire, che fa veramente un grandissimo cinema, un po' come tutti anche gli altri nostri ospiti coinvolti di anno in anno, insomma. Grazie Steven. Io allora concludo la panoramica sul programma che avete già tra le mani, in cui trovate anche la sezione Made by Kids, con cui noi tradizionalmente inauguriamo la prima mattinata della nostra manifestazione, che è una proiezione dedicata soprattutto al pubblico di bambini e ragazzi. Quest'anno abbiamo scelto un lungometraggio di animazione intitolato Versi per Versi, tratto dall'omonimo romanzo di Roald Dahl, che è uno dei pilastri della narrativa per l'infanzia. Poi appunto citava prima Francesco Donolato, la sezione serialità si declina nell'omaggio a Mattia Torre. Avremo un omaggio a Gino Pipia, artista e cantautore goriziano recentemente scomparso. Questo omaggio vuole essere appunto un ricordo affettuoso da parte dell'associazione Amidei. Poi troveremo la sezione di Didascalos, non so se l'accento è giusto, Davide Del Degan e i suoi studenti, all'interno della quale è inserita anche la proiezione speciale dell'ultimo lavoro di Davide Del Degan, Paradise. Poi abbiamo la sezione appunto Pagine di Cinema, che come abbiamo già ribadito prima parlando della pubblicazione su Ugo Casiraghi e Glauco Viazzi, è una sezione per noi, per tutti, sempre più importante, che appunto presenta e fa circuitare anche in termini di promozione della cultura cinematografica le opere che l'associazione Sergio Amidei pubblica di volta in volta in sinergia con l'associazione Palazzo del Cinema o con l'Università di Udine. Poi ritroviamo, come negli altri anni, anche la sezione Racconti privati, memorie pubbliche, dove possiamo scoprire delle chicche, dei filmati nascosti per tanti anni considerati un cinema di serie B, invece che si ripropongono e vengono valorizzati come nuova fonte per la storia. E poi una serie di eventi speciali. Eventi speciali che, insomma, visto il protrarsi anche di questa situazione anomala, fa sì che, come premio Amidei, abbiamo pensato di proporre, come l'anno scorso, alcuni appuntamenti nel corso dell'autunno. Tra questi, quindi, promemoria, un incontro con lo scrittore e sceneggiatore Hanif Kureishi, che organizzeremo in collaborazione con le Giornate della Luce di Spilimbergo, due proiezioni con la musica dal vivo, invece organizzate grazie alla collaborazione che ormai abbiamo da tanti anni con l'associazione Examina, e la presentazione del volume dal titolo Pagine Rosse, il cinema italiano nei periodici del PC 1944-1969, a cura di Silvio Celli, che avrà un saggio introduttivo di Adriano Aprà, sempre pubblicato appunto dall'associazione Sergio Amidei con il Palazzo del Cinema Isha Film.
Il volume esamina le posizioni espresse dai critici della sinistra e quindi fra essi si annoverano le migliori firme della critica cinematografica italiana del periodo, il già citato Ugo Casiraghi, ma anche Franco Giraldi, Carlo Lizzani, Callisto Cosulic, Umberto Barbaro, Sergio Solima, Antonello Trombadori, eccetera, su riviste come appunto Vie Nuove, Noi Donne, Rinascita, Pattuglia, Il Calendario del Popolo, Il Contemporaneo. Vi segnaliamo anche che una volta concluso il 40° premio Sergio Amidei ci sarà, quindi in conclusione noi il 40° premio Sergio Amidei lo ricordiamo va dal 23 al 29 luglio, ci sarà un'ideale staffetta cinematografica con la manifestazione L'Etnichino Silvana Furlan, che è una rassegna cinematografica con ospiti che si articolerà in 8 serate di cinema all'aperto. La manifestazione è organizzata dall'associazione Kino Atelier e dal Kulturnidom Nova Gorica a partire proprio da venerdì 30 luglio poi fino al 6 agosto in piazzale Silvan Furlan per concludersi poi l'ultima serata in piazza Transalpina. E questo noi lo vogliamo vedere appunto come un passaggio di testimone anche nell'ottica appunto delle collaborazioni trasfrontaliere che porteranno al grande traguardo del 2025 con Nova Gorica e Gorizia, città europea della cultura. Grazie Martina. Teniamo ora a ricordare anche le collaborazioni rispettivamente con France Odeon, Festival di Cinema Francese di Firenze, con le Giornate della Luce di Spilimbergo, con la Cappella Underground di Trieste, con Transmedia. Il 40° premio Sergio Amidei ha inoltre il patrocinio del Comune di Gorizia, di Agis Triveneto, dell'ANAC, l'Associazione Nazionale Autori Cinematografici, dell'Associazione 100 Autori. Inoltre abbiamo anche i nostri media partner del premio Sergio Amidei, che sono quest'anno appunto My Movies e Media Critica, che festeggia inoltre 10 anni dalla nascita e 10 anni della collaborazione con il premio. Ecco, dunque, hai detto dell'ANAC, Associazione Nazionale Autori Cinematografici, di cui ci è arrivato sempre caloroso augurio come ogni anno. Vi leggo solo un passaggio in cui il presidente Francesco Ranieri Martinotti ci dice che l'ANAC è onorata di partecipare a questo grande traguardo e in particolare che appunto il legame tra il premio Amidei e l'ANAC va oltre le generazioni e lo dimostra quest'anno l'invito agli allievi della scuola di sceneggiatura che saranno a Gorizia per partecipare alle attività del premio. Quindi presidente Francesco Ranieri Martinotti e responsabile regionale Francesco Cenetiempo, tutto l'esecutivo dell'associazione, ci augurano buon compleanno per i 40 anni del premio Sergio Amidei. Ricordiamo in chiusura finale che il premio Sergio Amidei è organizzato dall'associazione Sergio Amidei, ha come partner il Palazzo del Cinema Iscia Film e l'Università degli Studi di Udine e viene realizzato grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Gorizia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e con il sostegno della Camera di Commercio Venezia Giulia, Gorizia e Trieste e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Bene, ringraziamo appunto tutti i nostri ospiti, chi ci ha seguito anche da casa, insomma in streaming, i presenti, la regia, tengo anche a ringraziare. E vi diamo appuntamento ovviamente al 23 luglio, invitiamo i presenti a rimanere con noi per un brindisi insomma e non so se, se c'è spazio appunto per, come si diceva prima, per delle domande. Se avete dei quesiti, se ci sono quesiti porre, anche se sono arrivati via Facebook. Allora, credo che non ci siano appunto domande, come suggerisce la regia, la ringrazio, da Facebook, da casa, quindi direi appunto di darci appuntamento al 23, ma adesso, come detto, per un brindisi. Grazie, grazie Martina. A voi, grazie a tutti.